per effetto proprio del canestro di Delia. La ricezione per Sanford dalla media, morbidissimo. Si è preso la responsabilità della tripla per provare a vincere la partita senza però andare a realizzarla. Proprio lui che va a prendere il rimbalzo e lancia Larson dentro, pallone profondo per Tarik Jones, che mette tutti d'accordo, quantomeno i triestini. Ovviamente Larson contro Sanders, poi il pallone gira ancora per linee esterne, Sanford vuole l'uno contro uno su Grajulis, la tripla, la soluzione tra Banks e Sanders, ancora Banks vuole tirare da tre, il tiro è fuori misura, poi sale a rimbalzo Demetrio e prova a correre ancora Sanford, cerca Jones nei pressi del canestro, di forza l'americano si appoggia ad Elia, va la palla Jones e poi la affida al suo numero 44 Sanford, Demetrio, il ribaltamento consegnato con Larson, poi di nuovo Jones, ancora il passaggio per Delfino che alza uno spettacolare layup, va a sbagliare il gancetto in mezzo all'area mentre Moretti ispira Jones, alzo è di Zanotti che l'anno scorso, come dicevamo in presentazione, ha fatto due grandi partite con Trieste, in una 23 punti, nell'altra 21. Vediamo se, sentendo l'odore di Trieste, deve velocizzare le operazioni, se ne accorge un po' tardi il tiro è fuori misura, ma alla fine Tarik Jones mette ancora tutti d'accordo, ha una capacità di farsi trovare al posto giusto, al momento giusto, clamorosa. Qui Moretti va a realizzare un bel canestro per Sanders, 3 secondi, il tiro da 3 punti dell'americano, è il secondo ferro che gli dice di no, e ancora Tarik Jones, siamo a 5 rimbalzi per lui nei 10 minuti passati in campo sino a questo momento. Sanford di forza con la mano sinistra ad appoggiare il Banks, chiuso il palleggio, poi Sanford è listissimo a prendergli il pallone, non l'aveva chiuso ma comunque non era pericoloso. Zanotti da media distanza, tiro molto difficile, canestro, la schiacciata del meno 2, sono 7 i punti per Marcos Delia. Larson, uscita dai blocchi per Sanders e Tarik Jones risponde e Banks. Larson invece in cabina di regia va a servire Delfino. Tarik Jones proprio per Larson, ancora alza per Tarik Jones, questa volta da parte di Pesaro con Delfino, il pallone dentro per Zanotti, alza la parabola e Grajulis per il meno 1 dell'Allianz, 31-30, punteggio molto basso, anche se adesso le squadre stanno iniziando a segnare un po' di più, ma vi ricordiamo praticamente 3 minuti in cui non ha segnato nessuno nel secondo quarto. Molto molto bello palazzetto marchigiano, mentre arriva ancora una volta, che aveva dato anche uno spavento nel primo tempo al suo staff con quello scivolone, poi però non era neanche uscito, tutto a posto, ancora la forzatura sul fondo del pick and roll, la scelta difensiva di Ciani alla fine in questo caso non produce, arriva l'otto per Larson, prova ad attaccare il tiro da 3 punti del playmaker americano Leonardo Demet per il Lettone, 3 su 10 dall'arco per l'Allianz. Delfino dentro per Jones, si gira ed è 9, rimbalzo di posizione, Banks cambia marcia, Adrian Banks li sfila dalla palla dalle mani Demetrio, il ritmo sta diventando indemoniato ma con tanta confusione sul parquet mette tutti d'accordo. 1 su 2, Mian prendere un po' di fiato in panchina, mentre dall'altra parte Sanford, Sandro Lever,
meno 6, e lo abbiamo detto, Trieste ogni volta che sembra sbandare comunque riesce a segnare sempre l'azione dopo, anche se passo dopo passo Pesaro sta guadagnando vantaggio. Adesso con Delfino il meno 5, Trieste clamorosamente attaccata al treno, 51-46. Sanford lavora dal palleggio, l'americano per Zanotti, di nuovo Sanford con spazio da tre, e la... canestro d'argentino per la sua formazione che è ferma a un 3 su 12 da tre punti, tra l'altro anche pochi tiri rispetto ai 22 scagliati da Pesaro, che diventano 23, che diventano 6. Esce a servire Delfino e adesso Pesaro è in un momento topico per provare a scappare nella gara. Delfino azzanna la partita, subito un giro in prestito per lui in Italia, anche Brescia, poi la palla rubata e Tarik Jones, e 10 su 10 dell'inquadrato Francociani. Delfino si butta dentro, Tarik Jones, 11 su 11 quasi dall'angolo per Pesaro. Jones, 11 su 11 da 2 per lui, entra nel libro dei record per ora, tira da tre punti Larson, e via. Ha giocato una partita solida, non aveva fatto canestro con continuità, ha messo la tripla che ha chiuso la gara, e adesso più 12, forse anche ingeneroso per la partita che ha fatto Trieste, ma sicuramente premiante per una VL che l'ha fondamentalmente sempre condotta dall'inizio alla fine. E ancora Larson, ancora da tre punti, ancora a segno, è un più